sit-in di protesta da parte dell'associazione Disabili Attivi sotto Palazzo di Città. Tante promesse da parte dell'amministrazione Melucci prima della, durante la campagna elettorale, ma vediamo che la condizione dei disabili diventa sempre più critica e il papà diversamente abile, a nome ovviamente insieme agli altri diversamente abili qui presenti, ci denuncia quanto sta accadendo, denunciate la riduzione appunto delle ore di assistenza a favore dei disabili, ricordiamo questa disponibilità è da parte dell'amministrazione comunale, quindi l'amministrazione comunale a vostro dire riduce questo monte ore di assistenza. Sì, le cose ci vengono trasmesse diciamo verbalmente, perché non ci mandano nessuna comunicazione scritta, diciamo, no? Quindi se abbiamo bisogno di portare un ragazzo, diciamo, a fare piscina, diciamo, o a passare una visita, ci tolgono un'ora per casa, diciamo, va bene? Perché a me mi viene la mattina un'ora e dall'una un'altra ora. Come dire che la coperta è molto corta. È corta perché si accorcia, diciamo, la coperta. Se si dà un'ora in più la si toglie. Te la tolgono, ecco, diciamo. Però evidentemente vinci gli impegni di campagna elettorale, che lui è il presidente dell'associazione, cioè, no, Disabili Attivi. Bisogna dire che noi il 20 maggio, come abbiamo invitato qua il consigliere comunale Luigi Abate, abbiamo invitato i candidati sindaci il 20 maggio, li abbiamo portati in carrozzina, ci hanno firmato un documento intenti, che è l'unico consigliere che si è dato da fare un fuoco senza avere risposta, è stato solo Luigi Abate. Gli altri candidati sindaci che fine hanno fatto? Il 20 giugno, quando li abbiamo invitati, dove erano? Allora chiaramente, se così non ci ascolta, perché noi questo problema lo dobbiamo affrontare proprio quel giorno, ma visto la loro latitanza, abbiamo detto se Maometto, se non va la montagna andiamo noi. E qua siamo qui per risolvere il problema. Vorremmo risolverlo, lo vogliamo risolvere. Manzulli, stamattina. Vice sindaco, ci sono i diversamente abili. Sì, guardate, questo è il vice sindaco di Taranto che scappa rispetto ai problemi dei disabili. Vieni qui, tu sei il vice sindaco, questi sono. Lei faccia il suo dovere, faccia il vigile, non faccia l'assistente di Manzulli. Qual è il suo compito? Fare l'assistente di Manzulli? Qual è la... Lei faccia il suo compito. Ora abbiamo i vigili che fanno pure i portavoce dei vice sindaci. Allora, ecco, guardate come va via. Questo è il vice sindaco di Taranto che va via con i diversamente abili sotto il suo. Allora qui non vogliamo speculare, però vogliamo dire i fatti come stanno, perché in campagna elettorale si sono serviti dei diversamente abili. Allora, ritornando, quindi questa è la prova ulteriore dell'assenza continua della politica. Io faccio il mio, sono stato eletto e devo dare conto a chi mi ha... Io voglio solo sottolineare che il compito anche di un consigliere comunale è quello che sta facendo Luigi. Allora, noi disabili saremmo... Può darsi che le nostre condizioni migliorerebbero se ci fossero tanti consiglieri come Luigi Abate. Perché il problema è proprio questo. I problemi qua a non si risolvono perché un consiglio comunale non può fare tutto. Ecco, Francesco, questo volevo dirti. Io insieme al collega consigliere Massimo Battista abbiamo presentato in consiglio una mozione appunto per le passerelle dei diversamente abili, mentre l'amministrazione comunale ha cercato di fare uno show. Ripeto, è il consigliere Battista, nel nostro piccolo stiamo facendo quello che possiamo fare. Massimo mi diceva che ha avuto degli impegni, è stato fuori in questi giorni, quindi la sua assenza, diciamo, è determinata da questi impegni personali. Però l'altro cosa che fine fa, che grida incompetenti là, e lui è Marte Musillo, che fine fa? Dalla serie cane cabbaio. Ma cosa gli disse, che no, non dobbiamo stare a fianco delle persone anche dopo la campagna elettorale?
Bene, e allora è con permesso di sapere qua la prossima volta. Sì, e lo so, però anche purtroppo il gazebo, perché il sole metteremo. Va bene, Vinci, in ogni caso quello che io voglio dire, io nel mio piccolo sono dalla parte vostra. È giusto che nelle sedi competenti queste battaglie vengano portate avanti, e credetemi, lo dico non per strumentalizzarvi, ho avuto mia madre e mio padre sulla sedia a rotelle e so come si butta il sangue, scusatemi l'espressione, io quello che dico io un po' una mancanza di rispetto. Se passavi il Vigilio Signore, almeno non ci ha manco salutato, cioè, è scappato, è evitato, un atto di prima ancora che una pesante, una grave mancanza istituzionale, credetemi, è proprio una mancanza di rispetto umano. Lo dicevo, vedi che l'assessore si è arrivato. Va bene, anche dire una cosa. Luigi, avviciniamoci all'amico. Volevo dire anche un'altra cosa. Che alla fine noi disabili, tanto deboli, tanto magari lamentosi, tra virgolette, però se si fa una città a misura di disabile va bene anche per una persona su due gambe. È più favorito, è ancora più comodo per lui. E questo sarebbe riuscire a fare una città a misura di disabile, sarebbe un bello specchio, una bella vetrina. Per chi lo fa, per sindaco, se riesce a realizzare una città a misura di disabile che diventa buona per tutti, il sindaco di Taranto, è una vetrina. Concludiamo, è presente alle inaugurazioni delle pizzerie, non ha ritenuto opportuno evidentemente partecipare a questa iniziativa diversamente. È una vetrina per lui, può farsi pubblicità. Evidentemente non arriva a comprendere neanche questo. Ragazzi, allora impegniamoci insieme, io ci sono e ci sarò sempre finché il Padre Eterno vi darà vita.